Amici, ci siamo. L'abbiamo atteso per tanto tempo e può arrivare un contenuto che finalmente ci permette di parlare di un gioco attesissimo come Diablo 4, con alcune precisazioni importanti. La prima è che non dovete aspettarvi una recensione in senso lato, poi Francesco entrerà molto nel merito, ma diciamo delle impressioni, non prime, ma delle impressioni consolidate, esatto, da diverse ore di gioco, ma senza l'idea di un verdetto che possa essere qualche cosa di immutabile, anche perché parliamo di un gioco che ha bisogno di tanto tempo per poter essere poi così metabolizzato e giudicato a dovere. La seconda, saranno contenuti soprattutto di Fra, che si è sacrificato sull'altare di Lilith in questi giorni e quindi ve ne parlerà lui. Ovviamente, prima di entrare nel dettaglio, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche e di continuare a supportarci, anche perché questa di Diablo è l'ennesima, diciamo, contenuto importante. Ce ne saranno tantissimi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. È arrivato anche quello di Street Fighter 6 che vi consiglio di andare a recuperare, ma da settimana prossima saremo a Los Angeles e quindi ci sarà un reportage, direi, esteso su tutto quello che andremo poi anche a toccare con mano alla Summer Game Fest. Prima di arrivare però all'assolata costa californiana, Fossa, Ci siamo. Ho giocato a Diablo 4, ci ho giocato per tante ore e quindi forse vi chiederete anche come mai questa premessa che insomma punta il dito sul fatto che questa non è una recensione definitiva. Io non me la sono sentita. Diverse decine di ore. Sì, sì, diverse decine, alla fine una cinquantina di ore ce l'ho messe. Però non me la sento di dare un giudizio definitivo per un motivo molto importante, ovvero, anzi forse per un paio di motivi. Da una parte perché, ahimè, Blizzard ha fatto il possibile per darci accesso, diciamo, alla sua creatura. È anche vero però che si tratta di un gioco che si appoggia su dei server always online e quindi anche per ragioni logistiche a un certo punto hanno dovuto proprio toglierci la possibilità di continuare a esplorare il mondo di Diablo 4 e quindi la nostra prova si è, ahimè, interrotta. Fra l'altro devo ammettere che un po' anche solo l'idea, appunto, di aver creato, costruito, sviluppato un personaggio e poi averlo perso così. No, si chiamava Ossuta perché era una negromante molto basata sulle magie d'ossa, e averlo perso come lacrime nella pioggia, devo ammettere che non era proprio ottimale. Ma per me è ancora di più importante sottolineare il fatto che mi sono reso conto di non aver provato poi quella che per Blizzard è l'esperienza di Diablo 4 definitiva, un'esperienza che comincia con la main quest, che comincia con un certo livello del mondo, ma che poi è pensata per durare mesi, anni, per certo evolversi proprio al pari di un game as a service, probabilmente con dei contenuti stagionali. Attenzione, l'hai detto, L'ho detto. Hai detto la parola non magica, ma nefasta, direi. Però questo è inutile girarci attorno. Certo, no? Quindi è vero che molte volte anche noi come content creator, come critici, ci troviamo anche in contatto con dei prodotti che continueranno ad evolversi. Però stavolta come non mai non credo che ad oggi sia possibile dare un giudizio definitivo. C'è veramente bisogno di provare i contenuti di alto livello, di farli in gruppo, perché il gioco è molto votato anche al multiplayer quando si arriva a un certo, certo, livello. C'è bisogno magari di rifare una, due, anche tre volte la campagna principale alzando il livello del mondo e soprattutto, per me anche proprio una questione di trasparenza, c'è bisogno di entrare in contatto con quelle che saranno le opzioni di monetizzazione sulla lunga distanza, che cosa vorranno fare con le stagioni, quanto costeranno i season pass, come e con che frequenza continueranno a distribuire i contenuti. Quindi per me è anche proprio un servizio al pubblico quello di dire aspettiamo un attimo, vi posso raccontare com'è la prima run. Una prima run che, ripeto, cioè, vi impiegherà per decine di ore, però secondo me, ecco, è proprio anche una questione di trasparenza e di filosofia quella di
fermarsi e non spacciare questo contenuto come un giudizio immutabile. E sicuramente puoi anche parlare magari con un approccio per chi si avvicina la prima volta a questo franchise, sono tantissimi, è un titolo davvero molto molto atteso che è stato capace di far parlare di sé anche in virtù di un percorso d'avvicinamento fatto di diverse beta che hanno calamitato l'attenzione di un pubblico super eterogeneo. Ci sono tanti che stanno tornando, memori di Diablo 2, tanti delusi dal 3 e invece moltissimi che magari per la prima volta si affacciano appunto a questo universo dalla grande potenza anche proprio immaginifica. Sì. Forse puoi raccontare come sarà l'esperienza per loro, anche perché di questo nuovo pubblico magari diversi si accontenteranno tra virgolette di giocarsi la main quest e basta. Una volta. E solo alcuni sceglieranno invece poi, certo, di macinare mille ore per arrivare a quello che poi è il vero endgame. Sì. E la fruizione diciamo piena del prodotto. Sì, di quei contenuti si può assolutamente parlare e partirei proprio comunque dal grande lavoro che il team di sviluppo ha fatto per tirarti dentro a questo mondo. Okay. A grande partire lavoro... da una cutscene introduttiva di una computer grafica di un livello che mi fa rimpiangere il fatto che non esista una serie fatta così, perché sarebbe una roba... Epocale. Esatto, a partire da lì sostanzialmente loro comunque ti mettono di fronte agli occhi un mondo che è veramente affascinante, con questa mitologia che è molto basata ovviamente sulle schiere angeliche, sulle gorgoglianti invece schiere demoniache che si riversano di nuovo sul mondo di Sanctuary, e lo fanno stavolta a livello narrativo in maniera ancora più convinta proprio grazie a questa cutscene introduttiva, ma in generale ha una regia che soprattutto durante la main quest accompagna il giocatore secondo me in maniera molto molto efficace, con delle cinematiche in game, però con delle cinematiche in game secondo me anche molto ben amalgamate. Sì. Con la progressione, alle volte veramente molto ben studiate, capace anche di fissare in qualche maniera i personaggi, i nemici, le nemesi di questo mondo e di renderle subito iconiche, riconoscibili, spietate e di muovere anche qualcosa nell'animo del giocatore che si sente davvero pronto ad affrontare questa sfida sovrumana. È veramente un grandissimo lavoro che fa il paio con un lavoro di caratterizzazione estetica e grafica infatti, di primo ordine. Quello lo puoi dire sì, anche no, tu. Sì, no, volevo dire che anche solo in questi momenti in cui la visuale per assurdo riesce ad avvicinarsi un po' di più, si nota un livello di dettaglio che già con la classica inquadratura isometrica è sbalorditivo, ma quando ci si sofferma sul momento in cui magari tra l'altro con grande eleganza la camera si sposta, vedi una trave che ti passa davanti, un elemento dello scenario, ti rendi conto di che minuzia c'è nella riproduzione di un mondo che riesce a essere incredibilmente capace di veicolare delle emozioni legate proprio anche al rossore del sangue, a delle superfici che si macchiano, che sanno di marcio, muffa, di veramente un universo che è quasi palpabile nel suo essere così presente di fronte a te e che tra l'altro ti ho visto giocare qualche giorno fa in un momento in pausa pranzo, diciamo un momento anche molto avanzato nella campagna, tu con la tua negromante avevi evocato una quantità spaventosa di non morti e a schermo c'era caos tripudio assoluto visto da fuori, però con un frame rate pazzesco, sì, sì, con appunto questo livello di dettaglio, di magia, di cose che succedevano a schermo incredibile, davvero capace di lasciare a bocca aperta. Sì, il mondo è piagato e bellissimo e comunque sia tutto quello che loro hanno fatto a livello tecnico, anche sui giochi di luce, sulla riproduzione proprio delle atmosfere nei dungeon che vai a esplorare, è veramente di primissimo livello e ti fa sentire davvero parte di questo universo che è comunque anche unico dal punto di vista delle tematiche. Sì, è vero. Perché è un fantasy veramente molto peculiare che è difficile trovare altrove, ecco. Diablo è Diablo. Sì, beh, cioè alla fine un innesto veramente di, sì, cattolicesimo potente che funziona. Una cosa che mi permetto di dire, si era già visto, character editor che ti permette di creare il tuo personaggio, è impossibile fare dei personaggi brutti, è impossibile non fare dei fighi pazzeschi o delle fighe astronomiche, forse nel senso hanno scelto un approccio che è particolare perché veramente crei dei protagonisti memorabili, forse un filo con lo stampino, nel, sì, senso che vai sempre più o meno nella stessa direzione, sì, ma quella direzione è da paura, è eccezionale, cioè qualcosa di davvero meraviglioso.
meraviglioso. E direi che si può anche entrare nel dettaglio di quelle che sono le meccaniche di gioco, perché secondo me qui bisogna davvero, insomma, spiegare bene che cos'è Diablo. Diablo 4 resta fedele all'impostazione che la serie ha avuto, non voglio dire fin dal primo episodio, ma sicuramente dal secondo in avanti. È un hack and slash, un RPG che io nel frattempo clicco. Esatto, un RPG in cui si clicca costantemente. Ed è, se vogliamo, come posso dire, raccontarlo con una sfumatura ruolistica, un gioco che abbraccia l'elemento di progressione e sviluppo del personaggio, e lo fa proprio, lo rende centrale nell'economia del gioco, proprio legato ad uno sviluppo matematico. Cioè l'esaltazione che l'utente sente è proprio legata ad una sensazione di progressivo accrescimento delle proprie abilità, progressivo accrescimento della propria capacità mortifera. E anche della capacità di massimizzare quelli che sono, bravo, i propri attacchi. C'è un ramo di abilità che si sviluppa progressivamente, tu devi capire quando magari abbandonare una certa skill per sceglierne delle altre. Tra l'altro questa cosa la puoi fare in certi momenti in maniera anche molto agevole, cioè è pensata per farti prendere delle decisioni che non si siano eterne, e però per creare poi il perfetto setup, la perfetta rotation di azioni che si incastrano una con l'altra e che quindi fanno il danno, esatto, massimo. Però tu non stai interpretando un personaggio dal punto di vista, che ne so, delle scelte morali, no, del no, tuo tu approccio. Tu sei una macchina da guerra e il tuo obiettivo è fare min-maxing, si chiama così in genere, quindi proprio massimizzare l'output di danno ed essere sempre più efficace nella distruzione di queste schiere tumultuose di avversari che ti vengono proprio vomitate addosso dal gioco con costanza. Permettimi fra di sottolineare una cosa, giusto per chi fosse magari davvero un utente alle prime armi che non è riuscito ancora a provare in questi mesi le beta, che sono essenzialmente di fatto come demo. Attenzione, nonostante la visuale possa sembrare quella del classico twin stick shooter, Diablo non è quella cosa, nel senso che non puoi spostare il personaggio e attaccare in un'altra direzione, cioè il personaggio attacca dove sta guardando, quindi non puoi, come in Alienation, arretrare e nel frattempo colpire. Se tu arretri, attacchi dove stai guardando, sì, sì. E quindi devi anche imparare quella che è la logica di Diablo proprio anche a livello di movimento. Cioè è un gioco comunque d'azione, ma è un gioco d'azione peculiare, non c'entra nulla a livello meccanico, però voglio fare un parallelismo per farvi capire. È un po' come quando giochi a Monster Hunter, devi imparare quelle che sono le dinamiche di Monster Hunter, la pesantezza di certi movimenti, il tempo con cui ti muovi, usi le armi, eccetera eccetera. Qui è la stessa identica cosa, nonostante l'azione ricordi elementi che puoi riscontrare in tanti altri tipi di giochi, è Diablo, cioè è Diablo, una cosa che fa storia a sé. Sì, assolutamente sì. Ma in questo progressivo percorso di incremento, diciamo, appunto delle proprie abilità, secondo me c'è anche da sottolineare che nel corso appunto della prima run, diciamo così, o della main quest, ci sono una serie di fasi. C'è una prima fase che dura, secondo me, una decina di ore abbondanti, forse anche 15, in cui c'è anche il gusto della sperimentazione, perché come giustamente dicevi tu, ogni personaggio ha uno skill tree anche abbastanza diversificato e può specializzarsi in varie tipologie di abilità. Per esempio la necromante ha le maledizioni, le magie d'ossa, invece la possibilità di evocare dei non morti, l'incantatrice ha tre scuole di magia, e così tutti i personaggi, diciamo, hanno varie possibilità, possono essere scolpiti in diverse maniere. Cioè sottolineiamo il fatto che è chiaro che il barbaro e il negromante siano due personaggi diversi, ma anche lo stesso, esatto, due negromanti possono differire profondamente tra di loro. In questa prima fase, quando tu insomma stai arrivando al livello 25, che poi sarà il livello in cui sbloccherai le abilità ultra e le ultime specializzazioni, c'è anche un momento proprio di scoperta e anche di curiosa esplorazione delle varie combo che è possibile attivare con le abilità. Il gioco incentiva anche un po' il respec parziale, quindi ok, mi provo un'abilità, non mi piace, me la tolgo, mi provo un'altra abilità.
Superata questa prima fase, quanto ti guida il gioco nel fare queste cose, soprattutto pensando che magari tanti saliranno a bordo per la prima volta? No, il gioco ti guida abbastanza, okay. E poi soprattutto io ho trovato anche molto interessante il fatto che tu sblocchi prima le abilità di base, poi le primarie, poi le speciali, okay. Poi le ultra, quindi secondo me c'è una bellissima introduzione a quello che è poi il pool completo di abilità del personaggio, okay. Una volta però che un giocatore avrà definito il proprio archetipo, fermo restando che poi magari alla fine potrà anche respeccare tutto, certo. Da zero, però c'è una fase centrale nell'avventura in cui tu hai definito quelle che sono le tue combo, le combo che tu scegli di insomma, utilizzare come strumento principale di morte, e in quella fase lì cominci a avvertire, forse non voglio dire un filino di ripetitività, però diciamo che non sblocchi più abilità nuove e utilizzi la rotazione che tu hai ottimizzato per molte molte ore, quindi c'è una fase, diciamo, che non è, che è di mantenimento e di incremento progressivo solo dei numeri, non della rotation, okay. Non di mutamento della rotation. Questa fase qui, devo ammettere, un po' pesantina. Comincia a essere un po' pesantina a seconda anche di come però tu ti approcci all'avventura, perché secondo me se vai a dritto verso la main quest, che è sempre identificata da un puntatore color oro, giallo, che quindi ti orienta, esatto, magari la senti un po' meno questa iteratività. Quando invece vai a fare anche tutte le side quest che sono presenti in gran numero, un po' di pesantezza, devo ammettere, si fa sentire, e si fa sentire secondo me anche per quella che è la struttura che loro hanno scelto per questo quarto capitolo. Diablo 2 e Diablo 3 avevano una struttura un pochino più lineare, era fatta in capitoli, qui ci sono questi, diciamo, macro episodi della, sì, main quest, però sono disposti in 5 aree di una mappa open world. Enorme. Veramente enorme, piena di strade, di steppe, di zone da esplorare. E questa enormità, che fa il paio, fra l'altro, con una serie di side quest che invece sono molto meno ispirate, un po' più blande anche a livello di scrittura, secondo me ti porta in direzione di una parte centrale che un pochino è appesantita, e che forse, diciamo, sì, forse non farà la felicità di tutti i giocatori. Magari chi è più in linea con quest'idea di massacro numerico godrà anche della possibilità di andare a fare tutte le quest, prendere più punti esperienza e velocizzare questo processo di sviluppo del personaggio. Chi invece è più abituato a un'avventura classica, sì, sì, legata al senso di esplorazione, alla scoperta, al nuovo, lì forse un pochino cioè sbatterà la testa col fatto che Diablo è, al di là del fatto di volersi porre in una maniera diversa, sì, di avere delle cazzine ancora più studiate, però di essere comunque qualcosa più di differente, sì sì, più statistico e numerico, con un po' di specifiche. Non che tutte le side quest siano noiose, ce ne sono alcune che poi vanno a comporre delle piccole quest line che magari ti permettono di riportare la pace all'interno di una zona, quindi narrativamente alcune ti trascinano. E poi bellissime secondo me le quest di liberazione degli avamposti. Ci sono degli avamposti che sono stati definitivamente corrotti o comunque dominati dalle forze del male. Lì tu ci devi andare, li devi liberare facendo delle, insomma, azioni particolari, e tutti sono caratterizzati in maniera perfetta. C'è un castello dominato dai vampiri, ce n'è un altro in cui le schiere demoniache hanno reso tutto cenere. Proprio anche a livello scenico sono forse le attività migliori del gioco. Quello che voglio dire è che già qui si sente l'idea che Blizzard ha di incentivare l'utente a fare più personaggi, a riattivare un attimo, cioè far ripartire la campagna una volta terminata. E si sente perché ci sono degli elementi di progressione che poi restano dell'account, non del personaggio, okay. Quindi tu vai a sbloccare le statue di Lilith che aggiungono dei bonus che poi ti troverai anche con gli altri personaggi.
c'è un sistema di reputazione nelle cinque aree in cui è diviso il regno. Più attività fai, più puoi sbloccare dei punti esperienza o dei punti abilità che poi ti troverai anche quando fai ripartire un altro personaggio. La cavalcatura, una volta sbloccata, resta dell'account. La cavalcatura, fra l'altro, permetterà, quando uno farà un nuovo gioco, di velocizzare questo processo di esplorazione del mondo. Quindi sostanzialmente si vede che il gioco ti spinge proprio... La cavalcatura che serve solo per spostarsi. Serve solo per spostarsi. È una novità, però è una novità funzionale, proprio perché, come dicevi tu, ci sono delle aree gigantesche, ti permette di muoverti più velocemente, ma combatti comunque allo stesso modo. C'è un'abilità extra sostanzialmente che ti permette di lanciarti dalla cavalcatura e fare un attacco particolarmente efficace, magari per distruggere le schiere, ma poi il combattimento resta sostanzialmente identico. E quindi c'è appunto questo incentivo a: ok, hai sbloccato tante cose, adesso la parte iniziale dell'avventura, se tu vuoi ripartire, sarà un pochino più veloce, perché non lo fai rifare anche perché è importantissimo alzare il livello del mondo. All'inizio del gioco il livello del mondo è un po' un coefficiente di difficoltà, chiamiamolo così, che incide su la letalità degli avversari, ma anche sulle ricompense che tu puoi ottenere. All'inizio potete scegliere il livello del mondo 1 o 2, vi consiglio di scegliere il 2 perché l'1 è solo per chi vuole godersi la storia, diciamo così. Però è proprio dal livello del mondo 3, che si può sbloccare solo una volta finita l'avventura, che si comincia la sfida vera e che soprattutto si comincia a droppare delle cose veramente interessanti. La sensazione di iterazione e di nuovo focus solo sulla matematica c'è anche in quella che io chiamo proprio l'ultima fase, diciamo, della prima run, che è una fase di sviluppo del personaggio che non passa più dall'attribuzione di punti abilità classici, ma passa dall'attribuzione di punti livello paragon, ok? È un termine, diciamo, che i fan di Diablo conoscono, sono come dei livelli di prestigio che ti permettono appunto di avere altre skill passive che migliorano o le caratteristiche del personaggio o il modo in cui certe abilità entrano in combo con altre. E anche lì c'è tutto un sistema di progressione, proprio devi tracciare sostanzialmente una strada all'interno di alcuni schemi particolari, però di nuovo non si sta più cambiando l'approccio al gioco, si sta solo massimizzando i numerini che escono quando copiosi. Esatto. È un approccio questo che ovviamente riguarda magari solo una parte limitata, tra virgolette, del pubblico, nel senso che stiamo parlando di chi veramente intende giocarsi il gioco con un certo tipo di focus, anche progressivamente. Per chi magari volesse solo fermarsi, diciamo, a una prima run e quindi scalfire solo assolutamente una parte marginale di quella che è l'esperienza di Diablo, secondo te comunque come tipo di approccio funziona? Allora, guarda, lì ci arrivi comunque, okay? Cioè, se tu vuoi fare poi contenuti endgame, ovviamente devi anche seguire una certa linea nell'attribuzione di questi punti e, non vi nascondo, magari andare a cercare online le guide per avere, diciamo, la build più efficace. Faccio una telefonata a Simone. Esatto. Però comunque sia, anche se vuoi arrivare fino alla fine della campagna, quella parte lì regge, tiene botta. Sì, secondo me regge, e però c'entro in contatto. Tiene un po' meno botta, secondo me, proprio la scrittura delle side quest, la natura delle side quest e forse anche la diversità degli ambienti, nel senso che necessariamente tu ti imbatterai sostanzialmente in ambienti un po', non voglio dire riciclati, ma che non si allontanano così tanto da quelli che hai esplorato nella prima fase, con una serie di nemici che sono un po' sempre gli stessi. Cioè, all'inizio trovi gli uomini capra in un certo modo, poi trovi gli uomini capra sconcertanti, sempre più potenti, però gli archetipi di nemici che vai a combattere non sono tantissimi, e soprattutto chi arriva dai Diablo precedenti troverà anche un pochino di uniformità nei confronti degli ambienti dei precedenti capitoli. Cioè, non è che
Diablo 4 reinventa completamente l'immaginario e anzi ti rimette di fronte a le steppe aride, le piane deserte. Che da un lato può essere piacevole perché quel senso di familiarità, certo, che ti accompagna proprio in una, all'interno, certo, di una saga, dall'altro magari è... Sì, sì, secondo me va registrato che, diciamo, la sensazione di familiarità è abbondantemente, okay, ricercata da questo quarto capitolo. Certo. Però, ecco, c'è anche da dire che non c'è mai stato, secondo me, un Diablo con una main quest così ben scritta e così ben strutturata. Fra l'altro è bellissimo il modo in cui all'interno dei vari atti della storia vengono introdotte poi quelli che saranno i boss finali. Sì. C'è sempre stato in Diablo un po' di attenzione in questo senso, addirittura dal primo dal Butcher del primo capitolo proprio a Baal, Mephisto e Diablo del secondo, e così il Re Scheletro, insomma, del terzo e via dicendo. Qui hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Tu queste nemesi le vedi nascere, alle volte le vedi proprio plasmate dal sangue, le vedi crescere e poi te le trovi davanti nella missione finale di ogni singolo atto. È proprio davvero bello, goduria totale. E secondo me, insomma, anche a livello di ritmo e proprio di possibilità di crescita hanno fatto comunque un buon lavoro. Secondo me non faranno contenti tutti, soprattutto chi Diablo non lo conosce così bene e magari cerca un'avventura un pochino più varia, un pochino più diversificata nel suo svolgimento, potrebbe restare un pochino scottato. Però secondo me i fan storici possono essere contenti, con anche in questo caso un paio di questioni poi da redimere. Da una parte il bilanciamento, ovviamente io ho provato un personaggio e una build di un personaggio, certo, ho notato però che secondo me alcune abilità sono più potenti di altre. Il necromante che già nella beta veniva, bravo, un po' accusato, bravo, di essere rotto, che è stato anche un pochino nerfato, ah, okay, però comunque sia ci sono alcune rotazioni che sono veramente letali. Beh, scelto lì la modalità easy sì, diciamo così. E poi davvero bisognerà vedere come loro vorranno strutturare l'endgame, perché i fan sfegatati, insomma, della saga che vorranno giocare a Diablo 4 per mesi e mesi, certo, bisognerà capire come struttureranno le fasi finali, quale sarà la routine di accesso ai contenuti più difficili. Questo purtroppo, ragazzi, io non mi sento di raccontarvi nulla di tutto questo perché non ci sono entrato in contatto, e quindi bisognerà vedere proprio come il gioco si evolverà, nel senso come sarà bilanciato e come il processo di sviluppo del personaggio verrà portato avanti con le attività più complesse. Beh, direi che ci siamo, poi magari anzi ne approfitteremo in futuro per aggiornarvi e raccontarvi quelle che saranno le nostre esperienze più dirette, sì, col gioco, con più personaggi, con l'endgame, con anche le parti multiplayer di cui, certo, ah sì sì, le parti multiplayer sono tutte da provare, certo, fermo restando, ragazzi, non cercate in questo canale i più sfegatati tecnicismi, perché fine, insomma, bene, noi abbiamo bene, un approccio anche al gaming che non è di prendere un gioco e sviscerarlo, esatto, per mesi, ci mancherebbe. Cioè, dobbiamo cercare di parlare il più possibile di tante cose diverse per provare anche ad accontentare tutti, e in primis noi stessi che siamo giocatori onnivori. Certo, certo. Però ci sta, assolutamente. Complessivamente, comunque, forse mi aspettavo un pochino meno di ripetitività, sì, la verità, negli ambienti, negli avversari e forse anche nelle side quest. Non so se l'approccio open world abbia portato tantissimi frutti, ne ha portati molti, però c'è anche secondo me un po' di, diciamo, di spigolature. Qualche pregio ma anche qualche difetto. Secondo, cioè, me sì. Non, però, è stato, non è un punto di non ritorno, cioè non è Zelda Tears of the Kingdom che dici oh mio Dio mai più senso. Sono d'accordo, però c'è anche da dire che una Blizzard comunque così convintamente in forma, era un po' che non si vedeva. Certo, ripeto, poi con l'endgame e soprattutto con le opzioni di monetizzazione possono veramente fare il bello e il cattivo tempo e trasformare. Incrociate le dita e speriamo che faccia il bello. Certo. Comunque sia, insomma, complessivamente un prodotto assolutamente da scoprire e riscoprire. Amici, grazie per averci seguito e vi ricordiamo: campanella, cuoricino, commentino,
mi raccomando, like, condivisione, supportateci, e poi magari quando arriverà il gioco fateci sapere anche quale personaggio avrete scelto. Sono molto curioso, anche perché le classi che hanno selezionato hanno, insomma, contengono alcuni dei preferiti. Bisognerà, tra l'altro, i preferiti dei giocatori, poi vedere come si evolverà anche in quel senso il gioco. Sì. Cioè, quando decideranno poi di aggiungerne altre, quali saranno, cosa succederà? Almeno altre due, che fai? Nel ciclo di vita non ce le metti. Ma figurati, sì, certo. Sì, siamo davvero all'inizio, all'alba di una nuova era, e questo è un inizio che comunque rimane molto incoraggiante. Decisamente. Grazie mille ancora, alla prossima. Ciao ciao!